Pace e bene a tutti. Celebriamo quest'anno, come è stato ricordato più volte, il ventennale della canonizzazione di Padre Pio. Il santuario di San Giovanni Rotondo ci ha accompagnati con le sue riflessioni con un brano preso dal libro dell'Apocalisse: «Sii fedele sino alla fine e ti darò la corona della gloria». Questo brano è parte del messaggio dell'angelo alla chiesa di Smirne, che viene lodata per le sue opere nonostante le persecuzioni che sta vivendo. L'angelo incoraggia i credenti ad affrontare la sofferenza. «Non temere ciò che stai per soffrire», scrive il libro dell'Apocalisse. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova e avrete persecuzioni per 10 giorni. E poi l'invito: «Sii fedele sino alla fine e ti darò la corona della gloria». Queste parole il diavolo sta per tentare, per buttarvi in carcere, e poi la promessa «ti darò la corona della gloria» sembrano leggere i diversi modi dell'esistenza di Padre Pio, questo diavolo che lo perseguita umanamente, spiritualmente, fino a quella carcerazione che lo ha portato a non poter più nemmeno celebrare l'Eucarestia in pubblico. E poi la grande promessa, che richiama un po' la promessa di quella visione che Padre Pio ha avuto prima del noviziato, quando Gesù, dopo averlo fatto lottare contro il demonio, gli dice: «Se persevererai fino alla fine, tu avrai una corona». Ecco, dice il libro dell'Apocalisse, appunto: «Sii fedele sino alla fine e ti darò la corona della gloria». Come sapete, questa immagine è rappresentata nel mosaico della chiesa di Santa Maria delle Grazie. C'è l'angelo che pone a Padre Pio una corona di gloria. Ebbene, lo sguardo di Padre Pio è lo sguardo estatico che guarda la bellezza di Maria. E forse in questo modo quel mosaico ci rappresenta l'origine, la forza di quella che è la fedeltà di Maria. Noi abbiamo contemplato i misteri della luce e Padre Pio, in una visione avuta nel convento di Venafro, quelle visioni trascritte da padre Agostino, il suo direttore spirituale, dice della Madonna: se non fossi creatura, gli uomini ti direbbero Dea, tanto tu sei bella. Padre Pio parla della bellezza di Maria e nei misteri della luce contempliamo proprio questo splendore di Maria, una bellezza, potremmo dire, a 360 gradi, la bellezza della Vergine Maria, che è l'agnella immolata accanto, di fronte a quell'agnello di Dio contemplato nel battesimo di Gesù, la bellezza di Maria madre nel momento delle nozze di Cana, la bellezza di Maria che tende le braccia al cielo invoca misericordia. Ecco, quando contempliamo l'annuncio del regno di Dio, un regno di misericordia, di pace. E poi lo splendore di Gesù nella trasfigurazione, che fa eco a quello splendore di Maria che nasce proprio dalla sua fedeltà a Dio. E infine, proprio il momento dell'Eucaristia, il momento del grande dono di Gesù ed è il momento in cui Maria accoglie Gesù morto tra le braccia e lì celebra la sua messa, lo splendore della madre che offre il figlio. Ebbene, nel contemplare tutto questo, Padre Pio vive una sua fedeltà speciale, perché l'abbiamo detto, la vita di Padre Pio non è stata tutta di luce, di felicità, di serenità. Ci sono stati momenti di tormento, di dolore fisico ma anche spirituale. E in tutto questo è proprio lo sguardo alla bellezza e allo splendore di Maria che spinge Padre Pio a una fedeltà profonda. Fratelli e sorelle, mai come oggi noi viviamo
un'epoca di grandi incertezze. Il domani, il lavoro, gli affetti sono fragili. Sembra che ognuno di noi abbia smarrito la strada. A volte sembra che abbiamo bisogno di Dio, allora lo cerchiamo affannosamente. Sembriamo tante volte come Giuseppe e Maria che cercano Gesù nel Tempio. E in qualche modo pare più nell'epistolario ripropone questa ricerca di Dio. C'è un brano che scrive a una figlia spirituale dicendo: «Mio Dio, dove sei? Non ti conosco più. È necessario cercarti, perché tu sei vita dell'anima che muore. Mio Dio, dove sei? Perché mi hai abbandonato?» La risposta a questa ricerca per di più la trova proprio attraverso questo incontro con Maria, questo suo splendore che lo introduce nella gloria di Dio, lo introduce a contemplare direttamente il Signore. Dobbiamo dire però che Maria, Giuseppe e Padre Pio non cercano Gesù per avere qualcosa, non chiedono che Gesù risolva i loro problemi, lo cercano perché gli sono fedeli e sanno che solo rispondendo fino in fondo al suo amore troveranno la serenità del loro cuore. Diciamolo subito che non è sbagliato cercare Gesù perché siamo nell'ansia o perché abbiamo bisogno del suo aiuto, ma questo è ancora un amore imperfetto, a volte può essere un amore interessato. Il mistero della nostra vita è più grande dei bisogni che presentiamo a Dio. È poco cercare Gesù per avere qualcosa. E perfino è poco cercare Gesù per avere il suo perdono. Ma noi dobbiamo cercarlo perché ha lasciato in noi una traccia, una nostalgia del suo amore, di quell'amore che lo ha fatto morire per noi. Dobbiamo cercare Gesù perché Maria ci accompagna con la sua bellezza, con il suo splendore, ad avere nostalgia della bellezza di Dio. All'inizio del testo di questo rosario, se avete notato, c'è una piccola frase preparata dai redattori del libretto: sostenuti da Maria verso la Reggia dei Cieli. Padre Pio ci mostra lo splendore di Maria perché la Vergine si accompagna del nostro cammino, punto di riferimento della nostra fedeltà. Con la nostra preghiera sia fonte della nostra costanza. O Vergine, prendici per mano quando cerchiamo Gesù. Facci sentire il tuo cuore che trema perché non lo vede, i tuoi passi frettolosi che non vedono l'ora di incontrarlo, il tuo cuore di madre che non può stare senza di lui. Rendi il tuo cammino il nostro cammino. La tua scelta di essere volontà di Dio sia la nostra scelta di essere luogo trasparente della tua santità.